Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta la tua mano materna, guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 8, capitolo 32, 29 marzo 1908. Questa mattina nel venire il benedetto Gesù pareva che portava un manto nero ed avvicinandosi pareva che mi mettesse sotto dicendomi: così ravvolgerò le creature come sotto un nero ammanto, ed è scomparso. Io sono rimasta impensierita per qualche castigo e lo pregavo che ritornasse, non potendo più stare senza di lui. Ma come infastidita per quella vista di prima. Onde, dopo molto stentare, è venuto portando in mano una coppa piena di un liquore, mi ha dato a bere e dopo ha soggiunto: figlia mia, le anime pacifiche mangiano la mia stessa mensa e bevono la mia coppa, ed il divin frecciatore non fa altro che frecciarle continuamente, e nessuna freccia resta fallita. Tutte feriscono l'anima amante. E l'anima viene meno, e il divin frecciatore continua le sue frecce, le quali ora la fanno morire d'amore, ora restituiscono a novella vita d'amore. E l'anima dalle sue ferite scocca i dardi per ferire chi tanto l'ha ferita. Sicché l'anima pacifica è la delizia e il gioco di Dio, mentre le anime torbide, se il divin frecciatore le freccia,
Le frecce fanno fallite per l'anima e lui ne resta amareggiato e formano il gioco e il gusto diabolico. Capitolo 33, 5 aprile 1908. Continuando il mio solito stato, mi sono trovato fuori di me stessa, dentro un giardino in cui vedevo la regina mamma messa su un altissimo trono. Io ardevo di andare su per baciarle la mano e mentre mi sforzavo di andare, lei mi è venuta incontro scoccandomi un bacio in viso. Nel guardarlo ho visto nel suo interno come un globo di luce e dentro quella luce stava la parola Fiat. E da quella parola scendevano tanti diversi, interminabili, mari di virtù, grazie, grandezze, gloria, gioie, bellezze, ed il tutto che nell'assieme contiene la nostra regina mamma. Sicché tutte erano radicate in quel Fiat, e da quel Fiat avevano principio tutti i suoi beni. O Fiat onnipotente, fecondo, santo, chi ti può comprendere? Io mi sento muta, è tanto grande che non so dir niente, perciò faccio punto. Onde io la guardavo meravigliata e lei mi ha detto: figlia mia, tutta la mia santità è uscita da dentro la parola Fiat. Io non mi smuovevo neppure per un respiro, né un passo, né un'azione, tutto se non da dentro la volontà di Dio. La mia vita era la volontà di Dio, il mio cibo, il mio tutto. E questo mi produceva tale santità, ricchezze, glorie, onori, ma non umani, ma divini. Sicché quanto più l'anima è unita, immedesimata con la volontà di Dio, tanto più si può dire santo, santa, e tanto più è amata da Dio. E quanto più è amata, più favorita, perché la vita di questa non è altro che il riprodotto della volontà di Dio. E può non amarla se è la sua stessa cosa. Sicché non si deve guardare al molto o al piccolo che si fa, ma piuttosto se è voluto da Dio, perché il Signore guarda più il piccolo fare, se è secondo la sua volontà, che il grande senza di questa. Capitolo 34, 8 aprile 1908. Stavo impensierita per non poter fare la comunione tutti i giorni del buon Gesù, nel venire mi ha detto: figlia mia, nessuna cosa voglio che ti metta pensiero o fastidio. È vero che è cosa grande fare la comunione, ma quanto dura l'unione stretta con l'anima? Al più un quarto d'ora. Ma la cosa che ti stia più a cuore sia la completa disfatta della tua volontà nella mia, perché per chi vive della volontà mia non è solo un quarto d'ora l'unione stretta, ma sempre, sempre. Sicché la mia volontà è continua comunione con l'anima, onde non una volta al giorno, ma in tutte le ore, i momenti, è sempre comunione per chi fa la mia volontà. Sono passati per me giorni amarissimi, per la privazione del mio sommo ed unico bene, pensando e temendo che il mio stato fosse una finzione, stare in letto senza nessun movimento ed occupazione, fino alla venuta del confessore, senza quel mio solito sopimento, mi angustiava e martirizzava tanto da farmi cadere malata dal dolore e dalle continue lacrime. Più volte ho pregato il confessore che mi desse il permesso e l'obbedienza che quando non fossi assopito a Gesù Cristo non si fosse compiaciuto di partecipare al mistero della sua passione come vittima, io mi potessi sedere a letto secondo il mio solito e mettermi al solito mio lavoro del tombolo. Ma egli continuamente ed assolutamente me l'ha proibito. Anzi, ha soggiunto che questo stato mio, sebbene con la privazione del sommo bene, doveva considerarsi come stato di vittima per la violenza ed il dolore nella detta privazione e nell'obbedienza. Io ho obbedito sempre, ma sempre il martirio del cuore mi diceva: e non è questa una finzione? Dov'è il tuo assopimento? Dov'è lo stato di vittima? Cosa soffri dei misteri della passione? Alzati, alzati, non fare finzioni, lavora, lavora, non vedi tu che questa finzione ti porterà alla dannazione? E tu non tremi, non pensi al giudizio tremendo di Dio? Non vedi che dopo tanti anni non hai fatto altro che scavarti un abisso da cui non uscirai in eterno? Oh Dio, chi può dire lo schianto del cuore e le sofferenze crudeli che mi tormentano l'anima e mi schiacciano e mi gettano in un mare di dolori? Ma la tiranna obbedienza non mi ha permesso neppure un atomo di mia volontà. Sia fatta la divina volontà e così dispone. Mentre ero in questi crudeli tormenti, questa notte trovandomi nel solito mio stato, mi trovavo circondato da persone che dicevano: recita un Pater, Ave, Gloria in onore di San Francesco di Paola, che ti porterà qualche ristoro alle tue sofferenze. Onde io l'ho recitato, ed appena detto è comparso il santo portandomi una piccola pagnottina di pane. Me l'ha dato dicendomi: mangiala. Io l'ho mangiato e mi sono sentita tutta rinforzare e poi gli ho detto: caro santo, vorrei dirvi qualche cosa.
E lui con tutta affabilità, di che cosa vuoi dirmi? Ed io, temo tanto che il mio stato non fosse volontà di Dio. Senti, i primi anni di questa malattia che mi succedeva ad intervalli, mi sentivo chiamare da Nostro Signore che mi voleva vittima, e nel medesimo tempo mi sentivo sorprendere da dolori e ferite interne, da parere esternamente che mi prendesse un accidente. Quindi temo che la mia fantasia mi producesse questi mali. Ed il santo. Il segno certo per conoscere se uno stato è volontà di Dio è se l'anima è pronta a fare diversamente, se conoscesse che la volontà di Dio non fosse più quella. Ed io, non rimanendo persuasa, ho soggiunto: caro santo, non vi ho detto tutto. Senti, i primi anni furono ad intervalli, da che poi Nostro Signore mi chiamò all'immolazione continua. È da 21 anni che ci sto sempre in letto, e chi vi può dire le vicissitudini? Però le volte che mi lascia, mi toglie il patire, unico e fido amico del mio stato, ed io resto schiacciato senza Dio, senza sostegno dello stesso patire. Quindi, i dubbi, i timori, che il mio stato non è volontà di Dio. E lui, tutto dolcezza: ti ripeto ciò che ho detto prima. Se sei pronta a fare la volontà di Dio, se la conoscessi, il tuo stato è di sua volontà. Onde io mi sento tanto nell'anima che se conoscessi la volontà di Dio con tutta chiarezza sarei pronta, a costo della mia propria vita, a seguire questo suo santo volere. Perciò sono rimasta più tranquilla. Sia sempre ringraziato il Signore. Ecco, quest'ultimo testo che abbiamo appena letto è molto famoso, diciamo così, perché contiene la grande frase, ecco, di Gesù, su quella permanenza perpetua degli effetti della Santa Comunione che è data dalla vita nella Divina Volontà, e poi questa stupenda, ecco, come sempre sintetica ma profonda indicazione di San Francesco di Paola dinanzi alle tentazioni di Luisa, no? Che deve essere, deve diventare anche la norma della nostra vita, e ciò che in ogni situazione non ci deve mai far perdere la pace. Adesso arriveremo gradualmente un po' a questi punti che sono un po' il culmine della meditazione di oggi, che però passa per quello spettacolo, per quella spettacolare, piccola e breve catechesi che la Madonna stessa ha fatto su quella che era la sua vita e che è di esempio anche per noi. Ecco, preceduta da questa nuova apologia, diciamo così, da parte del Signore delle anime pacifiche, che qui abbiamo visto narrato da Gesù, ecco, un gioco d'amore tra lui e l'anima pacifica. L'anima pacifica è la delizia e il gioco di Dio, dice Gesù, mentre l'anima torbida, o potremmo utilizzare altri, quindi l'anima inquieta, l'anima forastica, se vogliamo fare un esempio felino, forma il gioco e gusto diabolico. Quindi sembra che qui qualcuno voglia necessariamente giocare con noi esseri umani. Se non ci gioca Nostro Signore, ci gioca Satanasso, ci gioca. E questo è un modo per far comprendere di nuovo quanto è importante, perché la pace da un lato la si riceve come dono, tanto più quanto più si è uniti a Dio. Dall'altro però, fino a quando questo dono, diciamo, non è perfetto, va da noi custodita. Quindi, qualunque pensiero, turbamento, parola, azione che minino la pace profonda del cuore, da noi devono essere tenute alla larga. E se ancora, come Gesù spiegava nei giorni scorsi, ogni tanto sentiamo inquietudini, fastidio, cose di questo genere, il che significa che non siamo pienamente uniti alla volontà di Dio, perché altrimenti questo non accadrebbe. Ecco, tuttavia, ecco, se ci troviamo ancora in questo stato, imperfetto, diciamo così, ecco, di non piena vita nella Divina Volontà, cosa molto probabile, tra l'altro, insomma, perché non è uno scherzo vivere in maniera stabile, duratura e non soggetta, diciamo così, a qualche vicissitudine l'unione con Dio. Quindi, se c'è questo, dobbiamo fare in modo di
immediatamente rimuovere dalla nostra anima, non assecondando, scacciando, rimuovendo qualunque cosa che la pace la turbi, sia essa un pensiero, sia essa una parola, sia essa un desiderio, un'occupazione, un'opera, un'azione, un'omissione e qualunque cosa sia. Ecco, sotto questo punto di vista, immediatamente ci raccordiamo al secondo punto di meditazione bellissimo, dove la Madonna spiega qual era la sua vita. C'è questa immagine, anche questa è molto famosa, ci sono alcune rappresentazioni di Maria Santissima, appunto con il cuore che c'è sopra scritto Fiat, con un cerchio, ecco, appunto un globo di luce nel petto dove c'è scritto Fiat. Ecco, attenzione che queste, ecco, non devono diventare slogan, insomma, ecco, un po' manieristici, ecco, diciamo così, ma sono cose grosse, ecco, perché queste immagini simboliche, che sono poi espressione di ciò che Luisa stessa ha visto, un globo di luce e dentro la luce della parola Fiat, sono state la vita della Madonna, come lei spiega. Tutta la mia santità è uscita dentro la parola Fiat. Attenzione bene alle parole che la Divina Maria usa. Io non mi smuovevo neppure per un respiro, né un passo, né un'azione. Tutto, se non da dentro la volontà di Dio. Ovviamente qui stiamo parlando dell'Immacolata, della Regina del Regno della Divina Volontà, quindi stiamo parlando del top. Quindi però lei ci ribadisce, e questo è successo dal primo istante del suo concepimento, perché subito, come sappiamo, si è recata presso il trono dell'Altissimo, illuminata da lui sull'origine di tutti i mali che era volontà umana, e l'ha legata per sempre al trono di Dio, giurando di non volerla conoscere. E non l'ha conosciuta mai. Quindi un respiro, un passo, niente fuori della Divina Volontà. Per noi è anche un pochino non sempre semplice comprendere come questo si realizzi in concreto, no? Però questa era la vita di Maria Santissima. E la mia vita era la volontà di Dio. Allora, e c'è poi un principio: tanto più l'anima può dirsi santa, tanto più amata, tanto più unita alla volontà di Dio, e tanto più è unita alla volontà di Dio, e tanto più, quanto più è favorita dal Signore. Quindi le consolazioni e le grazie poi necessariamente arrivano, perché Dio ama un'anima unita alla sua volontà. Ecco, qui però, ecco, a prescindere da queste divine poi consolazioni, che non sono la cosa più importante, perché queste sono la conseguenza, la cosa più importante è stare uniti con la Divina Volontà, la Madonna spiega una cosa molto importante che dobbiamo ritenerla. Non si deve guardare al molto piccolo che si fa, ma piuttosto se è voluto da Dio. In questo senso il capitolo che viene dopo, l'ultimo, è quanto mai istruttivo, come vedremo tra poco. Perché il Signore guarda più il piccolo fare se è secondo la sua volontà, che è il grande senza di questa. Questo, se ce lo mettiamo in fretta, bene in testa, perché la vita nella Divina Volontà è questo, d'accordo? È assecondare, abbandonarsi, senza brontolare, senza lamentarsi, senza niente, d'accordo? Senza desiderare altro, ecco, a quello che Dio dispone per noi. E quello che Dio dispone per noi lo si vede chiarissimamente dai fatti e dalle circostanze della vita. E qui passiamo al terzo ed ultimo capitolo. Ecco. Ieri abbiamo fatto l'elogio di Luisa, ecco, che aveva compreso un'imperfezione, piccola ovviamente, in cui cadeva nelle smanie, diciamo così, ecco, d'amore nelle assenze di Gesù, che la facevano smaniare, diciamo, oltre la misura. Abbiamo sentito che dice: adesso lui non c'è, mi manca tanto, soffro tanto, ma nella pace. Ecco, perfetto. Ecco, qui però vediamo ancora un punto vulnerabile dove è stata attaccata chiaramente dal diavolo. Sono evidentemente quei passi virgolettati dove
Sente il martirio del cuore che dice: non è questa una finzione? Dov'è il tuo assorbimento? Dov'è lo stallo di vittima? Cosa soffri di mistero? Alzati, alzati, lavora, guarda che stai andando alla dannazione, non tremi, non pensi al giudizio tremendo di Dio, queste cretinate qua. È evidentissimo che sono tentazioni. Tentazioni evidentemente permesse da Dio, no? Anche perché poi Gesù trae occasione da questo per mandargli San Francesco di Paola per dargli questo grande insegnamento, no? E prima di questo episodio ce n'era un altro, ecco, per qualche circostanza che adesso non, io personalmente non conosco, era in pensiero per non poter fare la comunione tutti i giorni. Presumibilmente, presumo insomma, che il sacerdote che andava a celebrare la messa in casa non poteva farlo quotidianamente, e anche qui questo è un punto per, cioè, per tutti noi, cioè per esempio le persone che anche persone malate, infermi o per qualche altro motivo non sono in grado di accedere ai sacramenti, ma non perché non vogliono, perché è cosa molto grave non accedere ai sacramenti quando non si vuole, ma non è affatto cosa grave non accedere ai sacramenti quando Dio non vuole, quindi non te lo permette, perché quando Dio non te lo permette, stai tranquillo che il desiderio del cuore, tutto quello che scaturirà dai sacramenti, lo avrai. Ecco, sotto questo punto di vista, mi permetto, insomma, allora, premesso che i sacramenti sono la cosa più grande che noi abbiamo, in assoluto, d'accordo? E guai a chi li disprezza, guai a chi non li usa bene e chi non ne trae il massimo frutto possibile, cosa che non è affatto da dare per scontata, perché sono pochi, a mio avviso, i fedeli che ricevono con il massimo frutto possibile i sacramenti, perché molti ci si accostano con estrema superficialità. Quindi nessuno può prescindere, nemmeno chi vive nella divina volontà fino in fondo, potendo accedervi, quindi che ha le condizioni di salute fisiche, di tempo per poterlo fare, dall'uso dei sacramenti, per nessun motivo. Ci sono però situazioni in cui è il nostro Signore che può dire: no, questa è la messa a letto, quindi se un prete non va a celebrargli la messa, la comunione la può fare, a meno che il Signore non faccia un miracolo che gliela porti lui la comunione, cosa che può sempre fare. E qualche volta, lo sappiamo, con Luisa l'ha fatto, d'accordo? Non solo con Luisa, con tanti altri santi. Ci può essere un'altra condizione, diciamo, più ordinaria di una persona comune, c'è un ricovero in ospedale, c'è una malattia, qualcosa. Ecco, allora ci sono alcune smanie che ci possono venire, che sembrano sante smanie, cioè no, ma io non posso ricevere la comunione. Allora uno comincia a girarsi, comincia a dire: ah no, come si fa? Allora, non è un comportamento da divina volontà questo qui. Perché se tu il sacramento non lo ricevi non perché non vuoi o sei negligente o sei scellerato, tipo arrivi a messa con 10 minuti di ritardo, fai la comunione senza nessuna preparazione, pigli, entri in confessionale senza essere manco fermato un minuto a fare un esame di coscienza, insomma, eccetera. Questo è chiaro che sono comportamenti sballati. Ma se la tua volontà non c'è e Dio ti mette altrove, basta. Basta. Se campa bene. Anche qui vedete Luisa, dice: vabbè, dunque, non mi viene il mio solito stato di irrigidimento, quindi il sacerdote mi ha dato l'obbedienza, mi posso mettere a lavorare, mi posso mettere a fare questo, mi posso mettere a fare quest'altro. Stai buona lì dove il Signore ti ha messo. Questo è quello che poi è il senso del discorso, no? Il diavolo l'ha potuta tentare, quindi ci ha messo il carico da 90, perché ha cominciato ad aprire queste porticine col dubbio. Dice: ah, allora, qui la passione non la sto vivendo più, cos'altro dice, mi ricordo più. Pensando e temendo che non sto, stare in letto senza nessun movimento occupazione, non sto a fare niente dalla mattina alla sera. D'accordo, non ho il mio solito sobbimento che mi angustia e martirizzava tanto da farmi cadere malata, quindi
capiamo cosa c'è dietro, no? Quindi se io sto soffrendo, quindi sto facendo la vittima, quindi sto facendo qualcosa di utile per il Signore, no? Però a lavorare non lavoro, lo stato di vittima non mi viene. E ho pregato, e Gesù non mi partecipa a nessun mistero della passione, quindi ho pregato il confessore, e già questo è un errore, d'accordo? Che mi potessi sedere a letto secondo il mio solito, ma egli continuamente assolutamente me l'ha proibito, gliel'aveva già detto prima sicuramente. Anzi, mi ha soggiunto, grande sapienza del confessore, che questo stato mio, sebbene con la privazione, insomma, bene, doveva considerarsi come stato di vittima, cioè tu stai preoccupato che non stai a fare, no, tu stai a fare la vittima in un altro modo. Da fare la vittima in un altro modo, in questo momento ti senti che non serve a niente, che non lavori, non soffri, Gesù non viene, la passione non arriva. E che stai a fare? Stai a fare quello che Dio vuole adesso. Il tuo stato di vittima adesso si compie in questo modo. Questa è la grande sapienza che il confessore, vediamo qui, no, per la grazia di Stato che ha, c'era arrivato e gliel'ha trasmessa. E nonostante questo, vedete, queste cose ci devono in un certo senso non far piacere, insomma, perché non dobbiamo, diciamo, provare piacere per le imperfezioni altrui, no? Però consolare, d'accordo? Quindi un'anima del calibro, insomma, di questa santissima donna, come lo vediamo, era ancora un pochino in cammino, quindi queste non sono cose evidentemente, no? C'è anche da calcolare che può aver subito un assalto molto violento, insomma, da parte del nemico, e quando Dio concede, insomma, al nemico di assalire violentemente un animo, che non capisce più niente. È capitato anche ai grandi santi, anche ai grandi mistici, no? Perché nostro Signore vuole che soffrano anche la sofferenza del sentirsi tentati e del vivere in questo terribile stato di prostrazione psicologica, che è appunto quello del temere di aver sbagliato tutto, di essere stati quindi. Qui però intervengono appunto i due grandi episodi che abbiamo istruttivi, no? Gesù dice, numero uno, non ti devi preoccupare di nulla, nessuna cosa voglio che ti metta fastidio. Questo, se ce lo mettessimo bene, il fastidio, visto quando ci sentiamo interiormente infastiditi, quella è la prima porta verso l'inquietudine, verso il turbamento, ed è lì che si deve subito chiudere la porta. Cioè, se io avverto un fastidio interiore per qualcosa, devo intervenire subito, perché poi il fastidio diventa turbamento, mi ci mette a ricamare sopra, e ecco qua, è alla fine. Quindi appena noi avvertiamo un fastidio, subito intervenire, rimuovere, troncare, fare un atto di unione con la divina volontà, riconoscere quella cosa che mi sta dando fastidio è una piccola crocetta che mi mette il Signore davanti, e basta, e non pensare ad altro. Fatto uno step successivo, siamo già quasi nelle mani del diavolo, non bisogna farlo. Gesù dice, grandissima cosa fare la comunione, ma questo è, ecco perché i maestri di spirito insegnano che minimo un quarto d'ora di ringraziamento, e qui attenzione a chi ascolta questa meditazione, fa la comunione, che questo ringraziamento non è un optional, d'accordo? I frutti della comunione sono largamente condizionati dal ringraziamento, che tuttora la legge della Chiesa, il codice di diritto canonico, raccomanda vivamente. Quando noi dobbiamo pensare che la stessa cosa viene detta a un sacerdote per celebrare la messa quotidiana. La messa quotidiana, in base alla legge della Chiesa, non è obbligatoria per un sacerdote, ma è caldamente raccomandata. Immaginiamo un sacerdote che non celebra la messa tutti i giorni, ma che pensiamo? D'accordo? Allora, la stessa calda raccomandazione è fatta a tutti i fedeli per il ringraziamento. Allora, quindi, facciamo così, non fare ringraziamento sarebbe come se un sacerdote non celebrasse la messa tutti i giorni. La stessa dizione usata dal codice di diritto canonico. Quindi pensiamo a quanto è importante per la fruttuosità della comunione. Comunque in ogni caso dopo 15 minuti, questa dottrina, le specie eucaristiche si consumano, quindi la presenza eucaristica di Gesù nell'anima non c'è più. Ma se noi siamo costantemente intenti e occupati a disfare la nostra volontà nella sua, Gesù sta sempre con noi. Evidentemente non segue da questo principio, quindi non facciamo per niente la comunione. Questo non segue, d'accordo? Assolutamente, in nessun modo. Ecco, questa è una conclusione del tutto
sballata, ecco, sballata, sbagliata, eretica e arbitraria che viene fatta da cose che Gesù non ha detto. D'accordo? Bisogna sempre capire bene quello che uno dice e quello che uno intende. E l'ultima cosa è la massima di San Francesco di Paolo, e questo deve essere il nostro criterio. Voi sapete che stai nella volontà di Dio. Bene, io faccio il prete. Supponiamo che domani mattina Gesù mi fa conoscere con certezza, che ne so, diciamo una follia, d'accordo? Che devo scrivere al Papa, chiedere la dispensa dal celibato perché mi vuole che mi sposo con Tizia. Allora, ha voglia di dire che è bello fare il prete, cioè che bella la verginità, cioè. Io devo, cioè, se, questa è una cosa abbastanza improbabile, no? Però per assurdo, se Dio mi facesse conoscere con certezza questa cosa, io dovrei dire immediatamente, via, subito. Io mi sono sempre chiesto, no? Abbiamo sentito il giorno dell'Immacolata, il Vangelo dell'Annunciazione. Quando la Madonna interroga l'angelo, dice, come avverrà questo? Cioè, gli dice, attenzione, io ho fatto il voto di verginità, Nostro Signore l'ha accettato o non l'ha accettato? E facciamo un'altra ipotesi per assurdo, questa è ancora più assurda. Se il nostro Signore gli avesse detto un'altra modalità di nascita del figlio di Dio, cioè che la Madonna doveva rinunciare al voto di verginità, anche questa è un'ipotesi più che assurda, ancora più assurda di quello che ho fatto prima. Quando c'è una volontà di Dio manifesta, ovviamente, punto. Adesso queste sono assolutamente, ripeto, improbabili, insomma, vorrei anche aver fatto esempi. Non consoni, no? Ecco, proprio volutamente assurdi. Ecco. Quindi dobbiamo stare in questo stato, d'accordo? Perché non è importante quello che facciamo. Cioè, per un uomo, cioè, tutti i santi hanno sempre detto che il sacerdozio è il dono più grande, cioè poter celebrare la messa, penso che sia la cosa più grande che sia tutto quanto l'universo. Ma un sant'uomo che ha la vocazione a fare il marito, il padre. Dio non vuole che tu fai il sacerdote e tu diventerai un grandissimo santo più di molti sacerdoti che fanno male il loro lavoro se fai quello che Dio vuole, se fai il marito e il padre. Perché non conta quello che si fa, ma bisogna vedere se Dio vuole che tu faccia quella cosa. Questo è anche il principio dato prima dalla Madonna Santissima, no? Non è la grandezza o la piccolezza della cosa che si fa, ma vedere se la cosa che si fa è volontà di Dio. Questo vale per le grandi scelte di vita e questo vale per le scelte quotidiane, anche piccolissime. Quindi, cioè, non si tratta di prendere sul serio, insomma, questa vita, per chi lo desidera, chiaramente, perché qui siamo nell'ambito dell'esercizio della nostra libertà perpetua. D'accordo? Che se uno. Come dire, non vuole, si stranisce, dice, ma posso stare sempre a chiedere la volontà di Dio pure se mi bevo un bicchiere d'acqua. Sto esagerando, chiaramente, no? O andare a chiedermi la volontà di Dio nel piccolo, uno dice, si infastidisce con queste cose qua. Nessuno ti obbliga, d'accordo? Non c'è un contratto, come dire, firmato. È un problema di scelte di fondo, perché sono le nostre scelte di fondo che poi orientano le piccole scelte quotidiane. Chiaro che se tu vuoi vivere nella divina volontà, anche nel piccolo, piano piano, senza che diventi psicotico, che stai a cominciare a pensare che faccio, muovo 3 passi, sarà volontà di Dio, o volontà di Dio che ne muovo 4, insomma, far cose ridicole, insomma, no? Ecco, però piano piano ci si rende sensibili anche alle piccolissime cose. Gradualmente, piano piano, pregandoci sopra, ecco, ripeto, senza atteggiamenti che fanno venire l'ansia, insomma, o comunque inadeguati. Però questo ci si arriva. E anche lì, se nel piccolissimo cosa, cioè, che, so, anziché prendere la macchina a visitare un malato, non lo so, il signore mi chiedesse di rimanere a casa a fare la Via Crucis. Ecco, non fa niente, d'accordo? È quello che il Signore mi chiede nell'attimo presente. È questo il segreto della santità. È stata la quintessenza della santità della Madonna ed è stato anche, infatti, come è uscita Luisa dall'impasse, dice, bene, si è chiesta in coscienza, quanto è importante, dice, ma se io conoscessi la volontà di Dio con tutta chiarezza, cosa che non sempre è possibile per noi, no? Neanche Luisa, da quello che racconta,
c'era questa conoscenza chiarissima della volontà di Dio. Se ancora aveva qualche dubbio nel cuore, su cui poi soffiava la cattiveria del nemico, no? Quindi conoscere con certezza la volontà di Dio, non è sempre agevole. Dice, ma se io la conoscessi, farei qualunque cosa. E questo in coscienza ce lo dobbiamo dire. Ma dobbiamo pensare alle cose che meno ci piacerebbero, alle cose più dolorose. Sì? Bene. Allora stai tranquillo che stai sulla buona strada. E che anche le cose che stai vivendo, sostanzialmente, quantomeno, sono conformi alla divina volontà. Questo è il criterio che dà questo grande santo, che dobbiamo ritenere e fare nostro. Bene, Santa Vergine Maria, siamo andati condotti da te nel cuore della tua vita, grande vita. Tu conosci i nostri cuori, i nostri desideri profondi, i nostri pensieri, per grazia dell'Altissimo, ma certamente molto bene li conosci. Sai se, quanto e come desideriamo, ecco, veramente ripercorrere in tutto e per tutto, per quanto possibile, le tue stesse orme, no? Imparare a stare sempre e comunque nella divina volontà, nella certezza che questo è l'unico cammino della vita. Ecco, sappiamo che appunto è un cammino, quindi è necessario avere pazienza, procedere con gradualità, avere pazienza anche con noi stessi, anche con i nostri ritardi. Ecco, tuttavia, ecco, ne facciamo oggetto di supplica, di preghiera, come diciamo proprio al principio della meditazione, per poter comprendere sempre più e sempre meglio questa grande divina volontà e vivere sempre più e sempre meglio in essa. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.